Quest'oggi andiamo a vedere un appartamento fuori dal centro storico di Firenze, di un membro ovviamente di Chiave Immobiliare, e faremo un tour come sempre. Come stai? Bene, bene. Piacere di conoscerti. Marco. Allora, casa è di qua. Benissimo, ci porti a vederla? Sì, certo. La prima cosa che a cui ho pensato è che siamo in una zona un po' più defilata, diciamo, dal centro. Sì, fuori dal centro storico. Eppure va molto bene. Vedi? Perché tutti sono, sai, fissati proprio con devo avere l'appartamento in centro, che per carità va bene, nel senso meglio averlo in centro che non averlo. Però anche zone, vedi, un po' più residenziali così, hanno del potenziale. Sì, infatti ero un po' perplesso all'idea iniziale di questo appartamento, però ne sono ricreduto subito perché è andato da subito abbastanza bene e riesco a riempirlo ogni giorno senza alcun tipo di problema. A parte adesso siamo un po' in calo perché novembre, dicembre, anche certo. L'anno scorso l'ho sentito, diciamo, più difficoltoso come, come fase di riempimento, però... Qua già vai, chi? Eccoci, sì, l'ho installato subito. Permesso. Prego. Rosso. Prego, prego. È molto luminoso. Molto, molto luminoso. La casa non è grandissima, però comunque sia era già quasi pronta per essere appunto affittata per affitti brevi. Quindi non hai fatto, dici, grandi cose a livello di home staging? No, non l'ho stravolta assolutamente. Già c'era un letto, sì, l'ho cambiato, ho messo questo perché è molto comodo, perché ha la parte di sotto che appunto mi serve per metterci asciugamani e lenzuola in più, quindi molto comodo per la signora che viene. Certo. E per il resto ho messo un piccolo armadio, prima ce n'era uno molto più ampio, però... Che occupava spazio, non serve, no? Per gli affitti brevi, è quello. E ottimo. Ho messo qualche abbellimento con mia sorella che mi ha dato, insomma, dei suggerimenti per renderlo più carino. Siamo in zona Soffiano. Ok. È a 3,5 km circa dal centro, però la cosa buona è che è molto collegato bene, perché qui vicino c'è un bus che porta direttamente in Duomo e okay. A qualche minuto a piedi abbiamo la tranvia, quindi comodissimo, perfettamente collegata. Sì, vedo un appartamento anch'io in Viale Gramsci, che non penso sia lontanissimo da qua, no? Sempre no, sui no. Viali, lì del Four Season, che è uno dei miei più appartamenti più profittevoli, per i costi di affitto, diciamo, che hanno molto bassi. Tu mi parlavi di costo, quanto paghi qua di affitto? Qui pago 5,26, ma è proprio no. Regalato, diciamo. 5,26? Sì. A Firenze? Esatto, ma... Non so dove tu l'abbia trovato. Ho girato parecchio, quasi tutta l'estate scorsa, mi sono messo d'impegno durante le mie ferie, sono riuscito a trovare questa casa, che appunto, come dicevo prima, non era già messa male, ho fatto qualche miglioria, però... Proprio ieri, grazie a te, al tuo corso, con una ragazza appunto che ha fatto il corso anche lei, abbiamo firmato un altro contratto. Ah, fresco, ieri? Sì. Bello, dove? In zona Coverciano, okay. Quindi comunque non è zona centrale, però anche lì ha ottime potenzialità, anche perché è collegata bene come zona, quindi... Cioè tu qua paghi 5,26, è pazzesco, ma proprio 26? 5,26, specifico. Specifico, vabbè, ok. E a quanto... A parte che è un po' di storico ormai, no? E sono passate adesso la seconda stagione invernale. Un anno. Non tantissimo, però dai. E com'è andato quest'anno, negli ultimi 12 mesi? Hai tirato qualche somma, grandi linee? Sono molto contento e soddisfatto perché nonostante non sia un super lusso o certo. Molto grande come appartamento, comunque anche d'estate mi ha generato bei profitti. Anche potevo chiedere tranquillamente anche 140 euro a notte. Essere pieno così sempre. Sì. No, ma la cosa bella è che sono stato full sempre. Full sempre. Al limite abbassavo un po' i prezzi quando iniziavo ad avere meno prenotazioni. E dai. Quindi potremmo dire se fai 6.000 euro all'anno di costi fissi, 6.000 e qualcosa, sì. E un lordo più o meno 30-35? Così sì. vado ad occhio. Indicativamente sì, okay. Poi è chiaro ci sono i mesi un po' più inquilenti, come questo di novembre e dicembre, che sto notando
più difficoltà, però fondamentalmente Pazzesco. un ottimo business Ma e quanti ti anni hai, ti posso ringrazio. chiedere? Io ne ho 32. 32, mi avrei detto qualcosa di meno. Ma hai già fatto altri modelli di business o era la prima volta che dici sono partito, ho preso il percorso Cambly Air, ho trovato questo appartamento pazzesco a 500 No, euro? io ne ho Hai provati fatto, ecco, tanti immaginavo. business, in più la mia storia è particolare perché io lavoravo fino a settembre nell'esercito Ok. e comunque già facevo un secondo lavoro, accettato e tutto, però ero sempre in cerca anche di qualcos'altro da fare anche nel tempo libero, da affiancare al mio lavoro principale e appunto ho visto questo corso e ho detto adesso provo, vediamo come va. E sì, è stato un po' difficile riuscire a mettere tutto a Certo. sistema, anche perché io facevo tutto, anche sistemazione della linea della fibra, in più sistemazione dell'accesso e quant'altro. Combinavo tutto durante le mie ferie e quindi approfittavo per gestire tutto in quelle finestre limitate di tempo Di che tempo. avevo. Sono riuscito a gestirlo anche tramite i sistemi automatizzati che appunto di cui parli anche te nel Viking, che abbiamo corso, visto, certo. per cui riuscivo a gestire tranquillamente anche lavorando Durante il giorno. durante il giorno. E poi a settembre ho deciso di lasciare il mio lavoro principale, dedicarmi a questo e in più al mio secondo lavoro Quindi è proprio che mollato definitivamente. sì. Ma sai che abbiamo tanti ragazzi che comunque ricoprono delle cariche come la tua? Chi è insomma, nei carabinieri, chi è un poliziotto, chi appunto fa altro e ricopre queste cariche qua, che dicono: oh, non ce la facevo più a stare in caserma, stare in quella modalità, o insomma entrare in quel contesto e stare in quel contesto, e mollano dopo che hanno due, tre, quattro appartamenti. Non so, una cosa ripetuta, non è la prima volta che la Sì, sento per quello. beh, io lavoravo nell'esercito dal 2009, quindi Ah, è ok, tanti stato anni. il mio primo lavoro, mi è servito tantissimo perché mi ha formato Certo. molto e anche a livello di mentalità, sacrificio, anche perché non, altrimenti io penso non sarei riuscito a A combinare tutte prenderlo. le cose, ad adeguarmi anche a poco tempo, a fare Questa è una tutto. lezione importante, vedi? Sì. Nonostante sia comunque una carica che all'esterno, agli occhi è una carica prestigiosa, è un bel posto, insomma, di lavoro, no? Sì, E ma quindi, stavo benissimo certo. anche, stavo benissimo e trovavo bene con colleghi, solo che mi sentivo un po' Un po' limitato limitato, certo. e quindi cercavo sempre qualcosa in più, che non era solo a livello economico, perché fondamentalmente già stavo Bene. bene, non mi potevo lamentare di niente, solo che volevo essere più dinamico io, fare qualcosa che mi desse Soddisfazioni. più soddisfazione, anche più magari facendo di più che mi potesse donare maggiormente. Guarda, capisco perfettamente. Ora è solo questo? Attualmente E questo come perché Reciano? adesso stiamo Ok, il sistemando secondo. l'altro appartamento, la ragazza. Bene, bene, bene. Faccio l'ultima domanda, poi procediamo. Altri business che tu hai provato? Visto che hai detto ne ho provati a far tanti. Qualcuno che ti è rimasto impresso in particolare? Qualche differenza? Hai visto qualche aneddoto secondo te interessante? Sì, allora io ammetto che anche adesso comunque sto provando altri business. Ok, per diversificare. Sì, per diversificare ho provato anche l'e-commerce, dropshipping, che adesso c'è la Certo, bolla certo. Un già classico. da diversi anni, però l'ho provato solo ultimamente. Devo dire, qualche risultato l'ho fatto, però niente di Eccezionale. eccezionale, magari può essere un inizio, però ho preferito di più formarmi anche sotto quel punto di vista, infatti ho voluto acquistare un corso per diventare social media manager. Riuscire a fare delle pubblicità sponsorizzate in modo più serio Chiaro. e non classici corsetti che si Sì, comprano, sì, sì. Perché ti insegnano magari la base, può essere un ottimo punto di partenza, ma niente di. vedi, cioè, io dico sempre, quando tu hai acquisito questo appartamento, cioè, hai fatto un bel lavoro, hai fatto fatica per acquisirlo, come abbiamo visto, e fatica comunque, impegno per lanciarlo, automatizzarlo, prepararlo bene. Però poi effettivamente, cioè, cosa fai tutto il giorno quando hai creato tutte quelle procedure? È normale che tu ti debba dedicare ad altro, fare altre cose, diversificare, perché dopo un po' ti annoi, almeno io mi annoierei, soprattutto se vuoi conquistare, crescere, essere stimolato, no? Quindi questa è un po' Sì, la sì. problematica, poi me lo confermerai, cioè, dopo che hai uno o due appartamenti belli automatizzati, non ci devi dedicare così tanto tempo dietro, dopo che l'hai fatto. Ma poi, come te, io sono molto ambizioso, quindi Esatto, quello. anche
Se riesco a star bene non mi accontento, io voglio Fare di più, fare di sempre di più. più, Certo. non mi Ma voglio quanto hai fermare. investito per questo appartamento, tra anticipi, depositi cauzionali, agenzia immobiliare? Diciamo che non è stato semplice, anche Ok. perché il prezzo è molto competitivo, in più c'era molta richiesta, però io appunto mi sono appoggiato al mio lavoro principale per poter Che hai usato avere come garanzia, quella diciamo. marcia in più. Certo, hai Che fatto adesso non bene. ho, però diciamo che voglio gestirmela in modo più libero e sicuramente avendo un anno di storico con questo modello di business e più io faccio anche altro in modo professionale, serio, È più facile ora è più presentarsi, facile. no? Sì, ho anche più sicurezza avendo anche uno storico di un anno, magari. Con questo appartamento già dimostro quello che mi ha generato e un proprietario può essere più sicuro anche nel lasciarmelo gestire o che sia in property o no, in subaffitto, insomma. Infatti un consiglio che ti do è sfrutta questa cosa studio, questo storico per prendere anche cose in property. Ce le hai, insomma hai lo storico perché non andare da dei proprietari e levereggiare e sfruttare diciamo quello che hai fatto. Quindi se parti di Sì. sublocazione è sempre poi più facile fare la transizione a PM piuttosto che viceversa, perché sei tu in primis che hai rischiato, che ci hai messo il tuo capitale, che l'hai fatto, quindi sei molto più sicuro poi nel presentarti, vendere tra virgolette ad un proprietario, no? L'idea degli affitti brevi o la gestione, quindi Sì, è ma molto, infatti molto più facile. adesso siamo solo all'inizio. Solo all'inizio, certo, ci sono tante cose da fare. Ci fai vedere l'appartamento? Che Sì. dici, Marco? Così facciamo proprio un tour ufficiale. Quindi l'hai trovato già praticamente così, anche con questi colori, questa sedia per esempio verde che cattura un po' Diciamo, l'attenzione. questa, diciamo, l'accostamento dei colori mi è stato più suggerito da mia sorella. Ah, ok, ti ha dato una mano. Volevo magari quel tocco femminile in Esatto, più serve sempre, che può quello far serve sempre, sì. comodo e quindi abbiamo messo diciamo qualche piantina un po' di verde quindi adesso Vedi anche il posacenere verde, cioè ci sta, è sì, proprio. tutto in linea diciamo che tra bianco e verde poi non cercavo qualcosa di troppo Pesante, dici? pesante quindi siamo rimasti sul Sul semplice classico. senza esagerare anche perché l'appartamento comunque sia non è grande, è immenso che uno può metterci diversi oggetti. Siamo rimasti, diciamo, semplici, però comunque in grado di ospitare fino a 3 persone. Questa è poltrona a letto, Sì, immagino. un divano letto e lo apro su esigenza. Adesso gli ospiti che verranno saranno una mamma con una bambina, anche Ottimo. per questo, diciamo, ho utilizzato quei colori lì della signora Certo. delle pulizie, insomma. No, che poi Chiave Immobiliare proprio nasce con questo scopo di. Il mio primo appartamento era molto simile, forse un po' più grande, 50-55 metri quadri, mi sembra. Questa sarà una trentina, credo, forse un po' meno, Sì, forse un po' di più. 40 metri 40 quadri. addirittura, ok, vedi, ero 15 metri quadri in più. E Chiave Immobiliare nasce con questo obiettivo. Poi sì, ora io faccio vedere gli appartamenti bellissimi, lusso, grandi. Però pago 500, faccio 2000, 2500, 3000 in media. Quello è l'obiettivo, no? Di Chiave Immobiliare nasce con questo scopo. Quindi tu l'hai preso, diciamo, a pennello il tipo di appartamento. Poi, vabbè, climatizzato e climatizzato. Poi abbiamo letto che sì, è matrimoniale standard, immagino, a livello di metrature, però. Ok. Sì, e come dicevo prima, appunto si può tirar su in modo che sotto Ah, c'è il abbiamo cassettone sotto. la scorta eventualmente per non fare ogni giorno lavanderia, quindi asciugatrice, Certo. quello che comporta. E poi abbiamo il bagno che gli ho già dato un occhio ed è enorme per essere, cioè bello, bello grande, insomma, un bel bagno. Sì, bello grande, c'era già anche la lavatrice. E anche qui siamo rimasti molto semplici, c'è qualche piantina e va bene. Tutto necessario, insomma. Sì. Bene. Hai messo il termostato per comandare la temperatura oppure c'era già Sì, questo? l'ho messo in seguito per evitare troppi sprechi, Troppi anche sprechi, ci perché sta. ho messo anche il sensore alla finestra perché questo mi è stato anche suggerito dal momento che magari tante persone che alloggiano una settimana o anche di più, eventualmente lasciano sempre acceso il Lo climatizzatore so. e quindi gli sprechi Quindi se la avanzano. finestra è molto ovviamente aperta, quello lì non parte. Si spegne o Si non spegne e parte, non sì, parte. esatto. Ok. E in più posso comandare dal cellulare i termosifoni se accenderli o Controllare, meno. diciamo. Sì. Sì.
Ottimo. Allora, volevo concludere questa bellissima intervista che abbiamo fatto. Di solito non lo faccio mai perché abbiamo detto tutto quello che insomma c'era da dire, ma in questo caso, visto che poi non tutti sono abituati a stare davanti alla telecamera, giustamente, io magari sì, avendo registrato centinaia di video, Marco è veramente una persona pazzesca e soprattutto una brava persona. È stato veramente molto carino, molto gentile e mi fa poi piacere perché questo poi è l'obiettivo di Chiave Immobiliare, no? Della community, avere delle persone che nonostante si trovino in dei contesti, come abbiamo detto, vantaggiosi a livello percettivo, cioè avere un lavoro del genere, una posizione del genere, la maggior parte insomma di chi si trova in questa posizione tende a rilassarsi, no? A stare appunto in questo posto fisso, non mettersi in gioco. Invece ho trovato dall'altra parte una persona ambiziosa a cui è stata cambiata la vita a tutti gli effetti. Parole sue, cioè, e lui quello che mi ha detto poi anche fuori dalla telecamera, dove si è aperto magari un po' di più e dove non aveva la telecamera davanti perché giustamente non era abituato. Quindi vedere poi dei ragazzi che si mettono in gioco, che sono ambiziosi, che dopo aver provato decine e decine di cose, mi ha detto che ha provato a fare il massaggiatore, ha provato a fare il personal trainer, ha provato a fare svariati modelli di business, trova quello che fa per lui e ottiene dei risultati poi concreti, impattanti, sul lungo periodo, in maniera stabile, in maniera controllata, diciamo in maniera prevedibile, con un contratto a lungo termine, 4 anni più 4. Per un appartamento a 500 al mese, capisco che il vero motivo per il quale faccio tutto questo, faccio quello che faccio, è proprio incontrare queste persone. Questa credo sia una delle interviste che mi ha fatto più piacere, insomma, portare avanti, fare, registrare, quindi ci tenevo, diciamo, a concludere in questo modo questo video. Quindi ci vediamo al prossimo.